ringrazio Ludovico per l'introduzione, ringrazio il CESMA per l'invito e devo dire che mi riaggancio un pochino a una provocazione che ha fatto il professor Vigevolo questa mattina, quindi con me andremo su livelli di technology readiness un pochino ecco, più bassi e diamo uno sguardo un pochino all'approccio che abbiamo noi da ricercatori, cerchiamo di guardare un po' più avanti nell'orizzonte temporale utilizzando magari anche degli spunti tecnologici che ci possono sembrare ecco, più lontani e anche un pochino più azzardati se vogliamo rispetto a quello che abbiamo visto. Allora, quindi parliamo di sfide e parliamo di human machine interface e quindi non possiamo che non considerare alcuni driver che oggi vediamo soprattutto a livello di ricerca come fondamentali per l'ottimizzazione nel concetto, nella modellazione e nella creazione di human machine interface innovative e che sono principalmente l'aumento delle capacità operative. Abbiamo visto, insomma, sono stati enumerati contesti operativi degli elicotteri che quindi sono particolarmente numerosi, particolarmente impegnativi, particolarmente complessi e critici e dunque l'aumento delle capacità operative rimane un punto fermo tra gli obiettivi che guidano un pochino anche il processo di innovazione delle human machine interface. Naturalmente tutto questo mantenendo possibilmente aumentando i livelli di sicurezza che restano comunque diversi rispetto a quelli dell'ala fissa e diciamo nell'ultima decade si è affacciato anche negli ultimi 20 anni un'attenzione sempre più importante verso l'impatto che decisioni a livello di progetto nell'ambito dell'interfaccia uomo-macchina hanno non solo sulla operatività della macchina, non solo sul sistema, ma anche sull'operatore e quindi l'impatto dal punto di vista dei human factors che alla fine quantifichiamo essenzialmente con le due principali metriche che conosciamo, che sono il workload, nel nostro caso principalmente il meta workload, e la situation awareness, che è intesa come livello di percezione, comprensione e anche proiezione dello scenario operativo che un'interfaccia è in grado di fornirci. E qui entriamo un pochino nella prossima slide, nella parte un pochino più provocativa, perché dovendo trattare di futuro, ho cercato di considerare tre orizzonti temporali, cioè che cosa c'è oggi diciamo sul mercato, che cosa possiamo considerare già diciamo presente in fase di prototipo per un mercato di un futuro che possiamo considerare più prossimo e cosa forse ci possiamo aspettare dal futuro più remoto. I sistemi che sono già disponibili sul mercato, Market Ready Solutions, si concentrano, come forse voi sapete meglio di me, soprattutto nell'area dei display, sullo sfruttamento delle tecnologie quali quelle di Synthetic Vision e di Enhanced Vision, quindi Synthetic Vision che ci consenta di operare in tutte le condizioni operative, quindi condizioni di visibilità, condizioni meteorologiche, condizioni orografiche, con maggiori appunto livelli di sicurezza e consapevolezza. Questo applicato su tipologie di device che possono essere delle più varie, ma generalmente ci si concentrano in display head down, display head up e display head mounted. In un futuro più prossimo vediamo che già sono stati proposti dei prototipi che riprendono un concetto ormai già antico forse per noi dell'università, che è quello di Glass Cockpit, quindi superiamo un'architettura che è basata su dispositivi dedicati, ma andiamo a vedere un unico display che è completamente riconfigurabile al fine ovviamente di aumentare la flessibilità operativa, però qui entrano anche un'altra serie di concetti che sono quelli di quanto l'automazione è in grado poi di aiutarci a sfruttare questa possibilità di avere un unico grande display a nostra disposizione e quanto questa si può adattare alle diverse esigenze e ai diversi momenti della nostra missione. Notiamo qui che cambia anche il modo di interagire, cioè nelle Market Ready Solutions vediamo un'attenzione alla visualizzazione, in quelle magari più avanzate vediamo anche un'attenzione all'interazione. E che cosa notiamo? Che in entrambi i casi c'è un filtro che è costituito dal fatto che c'è un terzo attore che si interpone tra l'utente
e la macchina stessa, che è colui o coloro più in generale che si occupa di concepire, modellare e materializzare la nostra interfaccia. Questo è un filtro perché ovviamente, per quanto noi consideriamo i requisiti dell'utente, c'è sempre un passaggio in più e quindi vediamo che i principali errori causati da fattori umani sono spesso causati da una cattiva interpretazione, se vogliamo così, no? Nel momento della missione, di ciò che ci voleva mettere nelle mani il designer, che quindi come il pilota ha operato su un'interfaccia che è stata progettata da qualcun altro. Nel futuro più remoto, per esempio, un'idea che ci può venire dalle tecnologie che attualmente stanno ricevendo tantissima attenzione, pensiamo appunto alle brain computer interface, potrebbe essere quello di eliminare questo filtro e quindi considerare eventualmente la capacità di poter trasferire direttamente delle intenzioni dell'uomo alla macchina, magari con dei paradigmi di comandi di alto livello e level commands dei quali si parla pure da tanto tempo. Quindi siamo stati un po' provocativi in questo senso. Dal punto di vista dei fattori umani, ho pensato che potesse essere interessante portare qui un esempio di un programma europeo. Si è parlato tanto di programmi europei, che si è appena concluso, capeggiato da Gustavo Estland, che prima è comparso in una slide del mio predecessore, che si chiama ALICIA, che è un programma, appunto l'acronimo ci dà un po' l'idea degli obiettivi di ALICIA, quindi per capire dove la ricerca europea è arrivata, perché si è concluso solo l'anno scorso, è durato 4 anni, colossale, 40 partner, e quindi anche diciamo un po' complesso nella gestione da parte di Augusta Westland UK, che però ha portato dei risultati molto interessanti. E ovviamente non parliamo di tutto, però mi sembrava, ecco qua, interessante soprattutto focalizzarci su un aspetto, cioè è stato molto innovativo tra gli altri l'approccio che si è utilizzato in ALICIA per la valutazione degli aspetti dei fattori umani e quindi del workload e della situation awareness. Più che per descrivere un pochino gli aspetti principali, vi ho portato un filmato, perché sapete che in Europa è molto importante anche l'aspetto della dissemination, quindi nei progetti europei ci viene chiesto di realizzare dei supporti che comunichino un pochino quali sono stati i risultati dei nostri progetti. E quindi vediamo qui che ALICIA in realtà è un programma che voleva concepire dei paradigmi di interfaccia con macchina di tipo universale, quindi alla fissa e alla rotante, e c'è stata tutta una fase di concept, di design development e poi di testing, in cui si sono integrate diverse soluzioni tecnologiche per l'ala fissa. Poi sono state sperimentate presso la Thales Avionics, scusate, in Bordeaux, e invece per l'ala rotante sono state sperimentate proprio a Yeovil, quindi un'altra sede che è stata prima citata. E quindi vediamo che ci sono, ovviamente ci si sta avviando verso il glass cockpit, e soprattutto ci si è concentrati su un concetto di all conditions che non fosse focalizzato soltanto ed esclusivamente a tutte le condizioni meteorologiche, ma anche a tutte le condizioni operative, tutte le condizioni di traffico. L'interfaccia col traffico è oggi, con l'altro grande programma della Commissione Europea, CESAR, un altro key factor, diciamo, del quale non ci si può dimenticare, e quindi condizioni orografiche, condizioni geografiche, condizioni culturali. Per questo era stato chiamato all conditions. In realtà era nato, abbiamo parlato noi ancora penso 10 anni fa con l'Augusta, di all weather, che poi è diventato all conditions per evolversi proprio in questo senso. E quindi vediamo tutti multitouch, ovviamente synthetic vision di cui parlavamo prima, interrogazione dei display, che sono ancora diciamo tutti dedicati e non completamente glass, la conformal symbology, che è molto importante, e quindi la simbologia che è collimata a livello soprattutto di head-up e head-mounted display con la visione diretta dello scenario in cui si sta operando, e quindi simbologia che ovviamente ci possa far vedere quello che non vediamo per le diverse condizioni. Questo è un sistema sviluppato proprio da quelle video giusta per l'ausilio all'atterraggio.
Un pochino quindi abbiamo capito che si ricade un po' in quella punto che io ho chiamato Market Ready Solutions, e sono tutte soluzioni che sono state sperimentate e verificate. Via Alice, in questo contesto mi è piaciuto evidenziare la parte molto innovativa che riguarda, dicevamo prima, i metodi di valutazione degli aspetti legati ai fattori umani, che forse probabilmente molti di voi già sanno, sono storicamente legati all'impiego di fattori di tipo soggettivo, e quindi si cerca di quantificare attraverso le rating scales che vengono compilate da utenti che partecipano alle sperimentazioni qual è il livello di workload, il livello di situation awareness, trovando quindi una correlazione di tipo numerica con degli aspetti che noi percepiamo in maniera più che altro qualitativa. Invece in Alicia si è iniziato a impiegare delle misure di tipo fisiologico che ci potessero invece restituire una misura oggettiva di qual è il livello di workload, in questo caso mentale, e come questo può cambiare in diverse condizioni operative. E qui vediamo a sinistra ad esempio un'immagine dei dispositivi che vengono utilizzati per misurare il segnale elettroencefalografico, e a destra invece ad esempio due scenari di missione in buone condizioni di visibilità e invece in condizioni di visibilità degraded, in cui si è osservato, naturalmente tutto questo ha bisogno di fare un training per poter correlare quelli che sono gli impulsi misurati direttamente sulla calotta con appunto i diversi scenari operativi, e quindi per capire che cosa ci possono dire questi segnali di tipo fisiologico. Ce ne sono anche molti altri oltre a quelli elettroencefalografici. A questo punto c'è un'altra provocazione, forse più anche grande. Vediamo questa slide, l'ho chiamata cockpit odierni per odierni piloti. Io non so pilotare un elicottero, però mi spavento soltanto a guardare il numero di bottoni che noi vediamo sul ciclico e sul collettivo. E anche un pilota a me molto vicino mi conferma che effettivamente prima anche il generale Molteni forse ha detto è difficile, no? E quindi soltanto con la pratica si entra nell'abilità, ma ci vuole una skill impegnativa, no? Ci spaventiamo a questa visione. E poi per contro, cosa pensiamo se pensiamo ai cockpit del futuro che dovranno essere per i piloti del futuro? E la settimana scorsa mi sono imbattuta in una scena con mia figlia in un noto fast food in cui ho visto che sul tavolo era installato un sistema di gioco che non so se va. Aspettate, forse. Forse così lo fai. Di questo tipo, cioè pensate, questi ragazzi vanno oggi al McDonald's e giocano con un sistema che è completamente contactless, completamente intuitivo, semplice e interattivo. Cioè, sono stati i tre aggettivi che mi sono venuti subito in mente, e quindi dovendo venire qui ho chiesto loro di poterli filmare perché pensavo che potessero sintetizzare meglio questa domanda: cockpit del futuro per piloti del futuro. Allora abbiamo cercato di fare un esercizio e dire va bene, ripartiamo da zero e consideriamo che cosa noi utilizziamo per comunicare con la macchina, e quindi quali sono tutti i canali di input e di output, cioè tutti quelli che vanno da noi alla macchina e tutti quelli che dalla macchina ci tornano indietro. Un insieme di canali, magari non è esaustivo, è quello che ho schematizzato io, può essere questo: dalla macchina verso di noi abbiamo display tipo visuale, audio di tipo tattile, e da noi verso la macchina abbiamo delle display tipo gesturale, che può essere contactless o meno, e che comunque, vedete, vi ho lasciato quel trattino che per me è comunque il filtro, no? Che devono essere progettati in qualche modo. E poi abbiamo display input di tipo vocale, abbiamo voice recognition system, ma noi con che cosa comunichiamo? Noi esprimiamo delle intenzioni anche attraverso ciò che pensiamo, che è il primo stadio, e magari comunichiamo anche con gli occhi. E in realtà di che cosa ci rendiamo conto? Che nella progettazione di interfaccia utilizziamo attualmente soltanto un sottoinsieme delle nostre potenzialità espressive, mentre oggi esistono delle tecnologie che si stanno anche facendo diverso
molta strada in diversi settori, come quindi le interfacce gestuali, ci viene in mente il gaming, le interfacce uomo computer ancora e la gaze recognition, quindi la, il riconoscimento di alcune caratteristiche dell'occhio. In conclusione, l'ultima, mi sembra che sia emerso anche dalle altre presentazioni il fatto che la progettazione centrata sull'utente è oggi obbligatoria e questa è una consapevolezza che penso sia in tutti noi. Il livello di efficienza, efficacia e soddisfazione dell'operatore deve essere sicuramente incrementato attraverso una maggiore partecipazione alle fasi di design. E questi sistemi che abbiamo visto prima, come magari brain computer interface e quant'altro, possono essere magari oggi studiati con maggior dettaglio, soprattutto in ambienti di simulazione, per capire poi quali siano i reali benefici che possiamo ottenerne. Non so quanto tempo ho preso, un secondo. No, perché mi facevi dei segni, mi sembrava di essere stata veloce. E poi... No, i segni sono stati perché effettivamente siamo andati all'1 meno 5 e all'1.30, quindi per questo. Vabbè, no, un pochino è stato già insomma detto prima dal dottor Nativi, che si è riallacciato alla questione dei programmi europei. Ci sono alcune parole che sono girate, queste dell'interfaccia macchina, quelle del comfort ad esempio, e nel programma Clean Sky 2 si vede che l'ala fissa è un pochino più sensibile rispetto all'ala rotante, quindi sia nel programma del tilt rotor sia in quello del compound non si è dato a livello europeo molto peso, paradossalmente, perché se noi pensiamo, abbiamo detto, le condizioni operative sono più critiche, appunto se pensiamo alle finalità di missione. E poi vabbè, il resto a pranzo, perché così vi lascio. Io che ci siamo domandando la parte generale.